Karim ce l'avevo su quei due champion, ma non mai fatto le maestrie. Fortunella, Mauri mi ha consigliato, in caso dovessi continuare con i Souls, di giocare prima di giocare il DLC di Dark Souls 3, che adesso l'ho finito, no? Ho battuto Soul of Cinder. E sono andato, come si chiama, nella zona segreta dei draghi. E ovviamente guardando come si faceva su internet, perché non ci sarei mai arrivato, come penso chiunque altro. Però Mauri mi ha consigliato di giocare l'uno prima di eventualmente prendere il DLC del 3. Comunque, non ho tutto sto tempo per giocare off stream, quindi questa cosa non accadrà per un bel po' di tempo, ecco. Allora, stiamo giocando Jax full HP contro Vayne, cioè poteva essere letteralmente chiunque. Invece è Vayne top. Quindi purtroppo sono costretto a cambiare leggermente l'ordine della build. Non posso partire di Arsteel perché sarebbero soldi buttati, cioè non riuscirei a proccare ovviamente contro Vayne facilmente. Ma devo partire di Titanic Hydra. A questo punto posso giocarmela nei primi livelli. Questo lo mutiamo. Olè. Ultimamente c'ho un po' di bruciorino alla gola, quello che ti fa venire un po' la tosse. È una rottura di cazzo. E niente, sarà una partita all'insegna del divertimento contro Vayne top. Troppo aerocondizionata, sì, ma tanto io, cioè, preferisco tutta la vita abusare dell'aria condizionata e avere la tosse, piuttosto che non dormire la notte o sudare come un porco durante la live e non vivere. Quindi mi va benissimo avere la tosse, sti cazzi, sinceramente. Comunque avrei dovuto mettere il second wind. Mi sono dimenticato nelle rune. Non sono stato attento. Mi avrebbe dato un minimo di sostegno in più, che non avrebbe fatto schifo. Cioè, tanto se dormo senza aria condizionata, non dormo. Di conseguenza, preferisco stare male per un po' di tosse piuttosto che stare male perché non riesco a dormire la notte. What? Ma dai, ma come non ci sono arrivato? Vabbè. Poi questa first pick a Vayne top, ma se letteralmente io giocassi Jax normale sarebbe finita per lei. Ok, non è Iron. Sì, qua sono morto. Vabbè, non avevamo dubbi su questo. No, devo fare prima le scarpe e la pozione.
Poi vabbè, io quando dico non è Iron, la gente pensa, ecco, adesso questo qua pensa sia... No, no, magari non è semplicemente Gold Plat che sta provando 20 top su un account Iron, eh. Cioè, non è che non è Iron uguale, questo tizio qua è Challenger. Quindi vuol dire semplicemente che non posso giocare come un bot, ecco, questo vuol dire. Non vuol dire, oddio, adesso questo qua è Master... Gioca 20 top, master, massacra... No, no, semplicemente non posso giocare come un lobotomizzato. Ecco, devo impegnarmi un minimo se voglio effettivamente divertirmi e farvi divertire. Quindi è tempo di montare il parocchio da cavallo e scoparci questa vein. Purtroppo non posso fare quello che volevo fare. Ovvero andare puramente full HP, fare il mio Arsteel first item, staccare il grasp, eccetera, perché non ce lo permette Vayne. Vayne ha detto non puoi. An ally has been slain. Always a reason to keep on keeping on. La purghiamo. Servirà del tempo. Servirà un po' di tempo. Tanto non potevo impedire di prendere la plate. Perché il support è venuto top lane adesso? Vabbè. Ok. Era talmente random questo gank che manco Vayne se ne... Ah, ho capito. E Taric ha tiltato, quindi adesso ha deciso di stare in top lane, di fare il support al top laner. Molto bene. Sono molto contento. Ok, ha deciso di trollare, perfetto. Ha deciso di trollare. Ho capito. Il mio AD carry è talmente arrabbiato da questo comportamento di Taric che ha quittato. Avete visto? Ma si era già disconnesso prima. Si è disconnesso due volte. Si è disconnesso da disconnesso. Boh. Ah, aspetta, devo fare anche questo. Come avete visto, non è molto brava Vayne. Non ci ha creduto tanto. Minchia, si è fatta queste scarpe. Io non capisco come si divertano. Ma chi se ne frega se c'è Taric top? Ma? Che cazzo? Mm.
Non mi raggiungi? Che botta, ragazzi. Vedi, questi si rovinano la partita da soli. Non sono io che rovino la partita a loro. Che cazzo giocano in questo modo? Sono loro che si rovinano il game da soli. Perché devono giocare? Perché devono fare ste cazzate se non ne sono in grado? Non venite a dire che io rovino i game agli Iron. Sono gli Iron che si lo rovinano da soli. Vabbè. Sta facendo Tarik Manamune questo. Ma se li rovina da soli, questo sta intando. Tarik Manamune che va in giro a far casino. Cioè, che partite devo rovinare? Come si può rovinare qualcosa già rovinato? È come dire, cazzo, mi hai graffiato. Sei andato dal demolitore di auto con tutto il cimitero. Le auto che stanno per essere demolite, ci fai un graffio e dicono, cazzo, hai rovinato la macchina. C'è la stessa cosa. Ma che devi rovinare in Iron? Si mostra pure a distanza di sicurezza. Ci manca solo. Cioè, guarda quanta cazzo di moving speed c'ha. Devo farmi anch'io della moving speed, se no non la raggiungo. Il problema è questo, principalmente. Vediamo se riesco a beccarla. Porca miseria, è pizza. Devo farmi anch'io quelle scarpe, se no non la prendo. O i tabi anche, giusto per dare fastidio. Quanto dura la sua ulti? Scusate, mezz'ora? Boh. Game classificabile, poco divertente, possiamo dire. Boh, penso prenderò queste. Vabbè. Perché odio i napoletani? Perché mi hanno rubato il sorriso. Che poeta, lo so. Mi dispiace, sono stato io. Per cosa sono sti ping? Ma non lo so, ragazzi, è una domanda talmente a caso che ho risposto con una risposta a caso. Uè, ma io bello sto sorriso! Mia cugina si strofina i miei occhiali. Grazie, Tiz! LOL. Emotioning. Ecco qua, che ho usato tutti i suoi metodi per scappare. Si stava incazzando come una maiala. Però lascia, ciao. Tanto mo lo devo coverare, che sennò lo insegue e muore. Vabbè.
Non ce... cioè, Pant non ce la faceva a non morire. Almeno sono riuscito a sfruttare la sua morte. Lui a me aveva deciso di suicidarsi. Grazie, ehi, hey, Franz! Grazie, è 7 mesi. Bentornato. Bentornato. Potevo salvarmi in realtà, lasciando via e quant'altro. Vabbè, poco male. An enemy has been slain. Barlam, non ti ho visto, scusa, grazie del sub, forse ti avevo ringraziato, non lo so, ogni tanto sai che mi perdo. Cosa sta succedendo? Tutti giungla! Il grande combattimento! L'orzo, l'orzo! Sì, ma non fare il cleanse quando è già finito lo stun. Eccomi! Eccomi! Sono qui, amore! Eccomi qua! Bambina! Oddio! No, è stato ucciso. Io vado. Guarda, li prendo da qua. No. Speravo. Piatelo! Vieni qua, combatti da uomo. Tung, tung. Possiamo dire che Stavene si merita quello che sta accadendo in quanto giocatrice di Vayne Top? Penso proprio di sì. La intercetto. Eccomi. Ah-ha! Scusate, è un po' difficile fare le kill con questa build, quindi... uno ci prova, ecco. Sì, dai, magari punti anche ad ammazzarlo. Mamma mia, Taric, quanto è in ritardo questo colpo. Quanto è in ritardo questa ulti. Tic, tic! Me ne sono andato. Altra movement speed per andare a prendere quella cattivona di Vayne. Comunque vedete, cioè io... questo mi sta per rubare tutta la wave. È il support che ruba tutta la wave o è il support... è il support che ruba tutta la wave. Ecco qui. Ecco, zacchete! Una bella guard in mezzo vine. Ci sta, anch'io sono il support che ruba tutta la wave. Tutte le wave, scusate, no, solo una. Vedete, anziché ultare lì e andare a combattere con i suoi alleati, ha pushato la wave, cosa che avrei potuto tranquillamente fare io in quanto Jax. Oh no! Ma come cosa sarebbe mai potuto accadere? Ucciso tutti, anche il Tibbers! Tutti morti! Tutti morti! Tonk. GG, finish and please report Taric for trolling from the start.
Ah, ma stiamo chiudendo. Gradirei prendere un'altra torre prima di chiudere. Ora potete chiudere. Io platino, eh. Io platino, ragazzi, eh. Preciso. Preciso. Oh, tutto secondo i piani. Quanti ricchi che ci sono oggi. I miei fan non mi deludono mai. Complimenti con te per il video di oggi. Ovviamente un parere oggettivo sulla situazione che sta degenerando. Grazie, Shetter. Minchia. Ma inizio a pensare vero che si sia messi d'accordo a fare tutta quella cacciara lì. E il Jax full HP di ferro l'abbiamo fatto. Che rune ho messo? Te le faccio vedere. Intanto chi honor? Boh, io ho fatto i cazzi miei, ma... Oscuro signore, ci sono! Oddio, c'è l'oscuro signore, oscuro signore. È un po' tardi, devo staccare che tra un po'... Cioè, tra un po', sì, che dopo c'ho la live col Mauri. Domani, però... O dopodomani, Massimo, il tuo sarà il primo pick che faccio nel momento in cui ti presenti, ovviamente. Così te lo faccio vedere. Top damage. Comunque, vein abusata, siamo tutti felici di questo.